della disperazione, della vita o della morte. Più che altro detto ci serviva quel pane. Diciamo le facce piangenti per l'Italia, quindi di noi dare risposta a tutto. Siamo entrati per le facce fuori. Piangenti a fine partita. Sì, proprio le lacrime. La felicità, per una volta la felicità. Un obiettivo è vittoria che dovevamo raggiungere ad ogni costo perché era l'ultima spiaggia, dovevamo vincere per forza. Ci abbiamo fatto un'ottima partita, siamo stati sfortunati perché con un tiro abbiamo preso il gol. Però poi ancora una volta abbiamo preso un gol dai 25-30 metri. Sì. Miracco dice che qualcuno ha ostacolato, però dai. Qualcuno? Qualcuno ha ostacolato il risultato. Sì. Però poi siamo stati bravissimi a reagire, a trovare il gol del pareggio e poi all'ultimo il gol della vittoria. Nel finale eravate stanchissimi. Sì, eravate stanchissimi perché il caldo ci sentiva parecchio. È stato del massimo, quindi penso che sia normale. Successo il gol del pareggio, praticamente ci aspettavamo tutti il tiro su questo palo, compreso il portiere. Invece che è successo? Alla fine volevo tirare sulla barriera. Però poi ho visto il portiere che era sicuro che giravo lì sulla barriera, quindi all'ultimo cambio di idea è andata bene. Questo è il tuo 12esimo gol. Sì. 17esimo totale in maglia granata. Sì. 17esimo, stai avanzando nella classifica storica, quindi senti, a Potenze Sant'Antonio si può fare ancora qualcosa oppure questi risultati ci hanno un pochino. No, diciamo che se andiamo a fare tutta la Potenza la vittoria di oggi è un po' di niente. Quindi andiamo a Potenza e poi a Bade a fare altre due guerre per ottenere il risultato che vogliamo, cioè salvezza senza playout. Certo. Magari possono i playout, comunque bisogna lo stesso. Andiamo stesso a fare altre due guerre. Insomma, perché insomma i risultati di oggi non sono molto incoraggianti quelli delle altre. Sì, perché questi altri punti diciamo che non pensavo sfortunati. Appunto la fortuna ultimamente sì, fortuna anche sul secondo gol ha messo lo zampino perché c'è stato il lancio di Giordano, poi colpo di testa di qualcuno, non so, di Luca. De Luca, e poi tu hai fatto la Veronica, hai fatto la finta. Ti ricordo, non ti ricordi? Non ti ricordo. Mi pare che era così, Michele, sì, no? Sì, ti sei andato incontro sul colpo di testa, poi ora volevi prendere, non mi ricordo. Michele c'è la moviola. No, cioè rimane questo fatto di questa difficoltà, no? Nonostante i tuoi 12 gol, di trovare il gol, no? Di essere pericolosi. Cioè, la mancanza di una punta centrale, il fatto che devi sostituirti in... Beh, diciamo che se riesco a far gol in domenica per prendere il posto della mia punta. Che vi siete detti nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo? No, noi eravamo convinti di poter fare il risultato perché eravamo proprio decisi su ogni palla, anche giustamente qualche sbaglio c'è stato, qualche errore, però ci può stare, non stavamo in questa categoria. E quindi siamo stati convinti di poter raggiungere la vittoria, anche se è arrivata l'ultima, però. Ci è piaciuto l'abbraccio finale. Unità finalmente ritrovata, compattezza. Sì. Beh, ci voleva finalmente dopo due mesi, sai, che facciamo una vittoria. Certo. Per noi, tanto per noi, per i tifosi, per tutti quanti quelli che tifano. Bene. Va bene, ci vediamo. Grazie, al prossimo gol.